Buonasera ragazzi, 2-1, dobbiamo sempre soffrire, eh? Sempre, sempre soffrire. O volevano che azzeccassi il risultato del gameplay che ho fatto ieri, o non c'è altra spiegazione perché è stata una cosa incredibile. Allora, per i neutrali questa è stata una partita bellissima, equilibrata, combattuta, ma per noi interisti, cioè io veramente non mi spiego, i nostri giocatori a volte sono dei pazzi scatenati. Cioè, sono dei malati di mente, veramente. Ho visto delle cose che mi dico: ma è possibile che dei professionisti facciano queste cappellate? Ma boh, comunque. Abbiamo vinta, per carità, va bene, però fosse finita in pareggio sarebbero scattate le polemiche, però così tutto a posto. Cioè, io mi ricordo alcune azioni, tanto che potevamo già andare sul 2-0, ma sai quante volte potevamo andare sul 2-0? E poi tac, hanno pareggiato, anche lì difesa che balla. Insomma, abbiamo rischiato parecchio. Salisburgo non è chissà che squadra, ma comunque, se si mette d'impegno, poi c'è lì il ragazzo della Via Gluck, lì, Gluck, il fenomeno. Adesso il commentatore lì ha detto: il nuovo il talento, che cacchio lo conosce? Difatti, ci ha segnato, ovviamente, giustamente. Comunque, troppi rischi. Peccato il gol in fuorigioco del 3-1, se no lì, all'ottantesimo lo chiudevamo. Invece l'abbiamo tenuta a galla la partita fino al 95esimo, e lì mi incazzo un pochino. Perché diamine, ragazzi, cioè, potevamo segnare, ma quante occasioni abbiamo avuto in contropiede? Quando è entrato Thuram, c'era Thuram da solo non so quante volte. Oh, non gli è arrivato un pallone decente, non gli è arrivato. Poi quando gli arrivava era da solo in mezzo a quattro difensori del Salisburgo. Comunque, buona partita, ma non ottima. Se la partita vinta sabato col Torino, alcuni hanno fatto qualche critica sul primo tempo, ho giocato non benissimo. Io critico questa partita in realtà, perché porca miseria, mi ha avuto tante di quelle occasioni per chiuderla questa partita qua. Che poi alla fine abbiamo rischiato come dei cani. Comunque, Champions League anche questa. Speriamo di ottenere la qualificazione agli ottavi già in anticipo, almeno con una giornata d'anticipo sarebbe fantastico. Già un lusso, non da niente. Comunque, abbiamo un girone, voglio dire, molto molto abbordabile, quindi soltanto noi possiamo suicidarci, insomma. Çalhanoğlu uomo partita, man of the match, premiato, ci sta. Lautaro anche mi è piaciuto. Sanchez, si è sbloccato Sanchez, ha segnato. Poi, a parte il gol, non mi ricordo chissà che grandi azioni. Carlos Augusto, invece, ora che abbiamo visto titolare, ha giocato 90 minuti praticamente tutta la partita, un po' intermittenza, faceva delle cose buone, delle cose errori madornali, che veramente dicevo: ma è impossibile. Anche lì sulla un'azione che ha tirato dal volo, no? Insomma, gli è arrivato il pallone, c'è cioè la Barella da solo. Anche Barella ogni tanto fa delle cose buone, ogni tanto dici: ma perché fai delle cose del genere? Dico: perché tiri? Perché non gestisci il pallone? Ecco, tante volte sembravano che avessero una frenesia, no? La frenesia del tin, 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 di fare 1000 passaggi, segnare subito. Che eravamo in vantaggio tra le altre cose. Non è che dici, boh, stai perdendo, ci sta. Ma quando sei in vantaggio, gestisci sto pallone. A volte sembrano sono capaci di gestire palla. Buttare palloni così a casaccio, nei minuti di recupero poi, palloni buttati così a casaccio. Ma porca miseria, ma giocala sta palla. Bastoni che la butta a casaccio, beh, ci sta lì. Spazi via. Ma c'è stata un'azione di Aslani, cos'era? Mancava un minuto alla fine. Aslani che vede porta vuota, ci sta a provarci, ma ci provi quando sei in vantaggio di 2 gol, minimo. Non che caspita, sei lì, tieni palla, no? Tanto è difficilissimo segnare da dietro il centrocampo. Ok che la porta è vuota, però comunque i palloni vanno anche gestiti. Questa partita qua sono stati capaci di gestire il pallone, di gestire il risultato. Quindi questa cosa mi preoccupa un pochino. Poi sarò io anch'io esagerato. Però in un eventuale futuro che ci capitano partite del genere, arriva quello un po' più forte. Guarda che Salisburgo poteva anche pareggiare, non sarebbe stato scandaloso. Un pareggio stasera non sarebbe stato scandaloso. Facciamo occhio.
facciamo occhio. Io spero che Inzaghi se ne sia accorto. Comunque, ora abbiamo un ritorno lì in trasferta in Austria contro Salisburgo. Assolutamente stare molto attenti, molto cauti in fase d'attacco, più che altro essere anche un po' più precisi, perché certe volte veramente, cioè, caspita, il giocatore è lì e poi passano dall'altra parte, fanno passaggi complicati. Bisogna giocare a volte semplici, bisogna giocare semplici certe volte, non sono capace di giocare semplici. Sempre tocchi di prima, tic di tacco, leziosità che ci stanno ogni tanto per carità, ma non sempre. Quindi, la mia critica di stasera è questa. Poi, l'importante è ottenere il risultato, per carità, alla fine esci fuori con un 2-1, al di là del, appunto, risultato comunque stretto, che potevamo fare anche 3-1, ci potevamo ancora stare, insomma. Il gol 3-1 poteva ammazzare la partita, invece l'abbiamo lasciata a partita aperta fino all'ultimo minuto. Salisburgo, comunque, di tutto rispetto come squadra, assolutamente non ha avuto paura assolutamente di giocare a San Siro, cioè si era giocata fino a, quasi ad armi pari, fino all'ultimo minuto poteva tranquillamente pareggiarla, se non addirittura forse vincerla, ma comunque anche l'Inter è stata molto, molto sprecone, davanti veramente, ora sono andato un po' a memoria, ma ci sono certe occasioni che dici, ma è possibile che non controlli il pallone, piuttosto aspetti un attimo che ti arriva il compagno a fianco, gliela passi, la gestisci meglio, invece no, tutto così, tutto di prima, pum, 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 che poi non sempre ti riesce, ci sta giocare veloci di prima, ma tante volte non sempre ti viene il passaggio. Trovi il difensore già lì in anticipo che ovviamente si aspetta quel pallone. Se il tuo avversario vede che più o meno giochi in questa maniera, è ovvio che c'è quello lì che sta scattando sulla fascia, uno si aspetta che ovviamente l'avversario possa fare un traversone verso di lui, perché sta partendo verso la fascia, verso il campo aperto. Attenzione, tac, anticipato. Quante volte è successo così? Comunque. Spero Inzaghi se la studi bene per la partita di ritorno, perché io di soffrire così basta, per favore, perché porca miseria, vittorie semplici ogni tanto ci stanno, cioè diciamo per come si stava mettendo potevamo vincere tranquillamente, in realtà ci siamo complicati la vita come il nostro solito, comunque meno male che poi ci è andato il rigore che non sempre ce li danno. Forza Inter, ci vediamo prossimamente, iscrivetevi al canale mi raccomando. Gameplay, intanto vedete che vi dico, giocatevi il suo risultato, potrebbe avvenire, tac, è avvenuto. Ci vediamo prossimamente, Inter-Roma, domenica, match molto caliente. A presto, ci vediamo, forza Inter, ciao.